Che producono con le loro mani in maniera artigianale e così le promuoviamo. Nomi? Alessandra Crisci e Ilaria Castellaneta. Da dove nasce questa idea? E perché poi un nome così inglese per un'attività tanto... tanto in realtà è nato per gioco, quelle situazioni in cui non sai come cosa regalare a una persona e regali una torta personalizzata. Da lì abbiamo notato che ci riusciva bene e abbiamo pensato di metterci insieme io, lei e la sua sorella per insomma realizzare questa attività. La realizzazione di questi prodotti ha un posto fisico, cioè la classica cucina della mamma o avete... È la classica cucina della mamma, anche i prodotti sono proprio quelli caserecci, proprio si perde quel sapore un po' industriale e si riacquista il sapore gusto casereccio. Quindi un ritorno al passato con protagoniste giovanissime, però, tra l'altro molto giovani. Avete fatto un corso, mi dicevano, da qualche parte? Abbiamo fatto un corso di un giorno in Accademia Perugina per imparare a lavorare il cioccolato e vari corsi per imparare tecniche di modellaggio della pasta di zucchero. Questo qui, su questo cuore c'è una balena, perché abbiamo presentato un libro che parlava di balene e questo è uno degli esempi. Che prospettive future pensate di avere con questo tipo di attività? Continuarla sicuramente. Lei prenderà io prendo il diploma di pasticceria a settembre inizio, mi trasferisco a Milano per prendere il diploma di pasticceria, sperando di poter continuare questa cosa. E continuerai fuori o pensi di tornare a Salerno? Il diploma è a Milano, poi vediamo se riscendere o meno. Da quanto tempo avete cominciato questa? Un anno fa, febbraio 2011. E la risposta del territorio? La risposta del territorio inizialmente è stata ovviamente la novità, comunque una cosa mai vista che difficilmente si recepisce poi a Salerno. Però man mano che si è andati avanti c'è stato sempre più entusiasmo. Ma avete un sito, una pagina Facebook? Una pagina Facebook. E forse li ho già, incrociato sulla pagina questo Facebook. Questo nome è praticamente la fusione di tre nomi. I nostri tre nomi. Sia dell'altro nome? Melinda, che è sua sorella. Mel, Ilaria, Ale, Alessandra. Perciò fusi insieme viene Melinda. Quindi vi troviamo su Facebook. Sì. E per i contatti Facebook ci sono il nome di telefono e l'indirizzo mail. Grazie. Posso fare un morsetto in diretta? Anche se sto un po' attenta.